anche perché non, la disposizione avversaria non credo che te lo permetta, però una palla tesa alta può metterli in difficoltà. Ed ecco la soluzione diretta in porta, ed è il gol di Fabrizio Miccoli. Ci ha provato ed ha avuto ragione. Beh, è stato bravissimo perché è riuscito a pescare l'angolino, a far girare la palla intorno alla testa del giocatore che faceva barriera. Il portiere non mi sembra indenne da colpe, esatto. Però la palla era molto forte e non se l'aspettava. Probabilmente non conosce Miccoli, il portiere avversario. Miccoli è abituato a realizzare o da calcio d'angolo addirittura o da queste posizioni, secondo centro per lui. La collaborazione negativa naturalmente per la Finlandia di Jaskelainen c'è, ma apprezzabile anche il coraggio e la forza di Miccoli nel calciare la punizione. Beh, ha calciato molto forte e ha calciato con precisione, ha cercato a tutti i costi l'angolino, ci è riuscito, è stato molto bravo, anche perché era 10 minuti che non riusciva a